My eye, like the light, a in my mind. Buonasera a tutto il pubblico di Toscana Sprint. Ci troviamo a Pozzi di Seravezza a Lucca per seguire questa seconda eh, prova e eh, diciassettesima Challenge Lucca-Versilia in questo 77 circuito versiliese Memorial Manfredi. Cirano, denominata anche come giornata azzurra, una gara eh, che da 77 anni si è eh, svolta ininterrottamente senza mai una pausa. Quindi un plauso e un applauso agli organizzatori dell'Unione Sportiva Pozzese Dilettantistica che anche quest'anno si sono prodigati per organizzare questa meravigliosa corsa. Che, come vi ricordo, è valevole anche come seconda prova della Challenge Lucca versilia una challenge che ormai è diventata importante nel mondo della categoria allievi e che eh, quest'anno vede eh, in questa gara un collegio di giuria composto da Fabio Falaschi come presidente di giuria, poi Roberto del giudice come componente e il giudice di arrivo Giovanni Baldini. Tante le società che hanno preso il via, anche quest'oggi, saranno appunto 78 gli atleti in gara con la bagnolese team Beltrami, poi la ciclistica Cecina, mobilieri Ponsacco, iperfinish, Berti Mobili, Benassi, la Butese, Mille Luci Ciclismo, team Mamma e Papà Fanini, lo Stradella, il team Valdinievole, l'Alta Valdera, il Monte Carlo, la Donoratico, la Carrara, la Carrara Liguria e il Veloclub Empoli. Challange Luca Versiglia che vede eh, detentore della maglia per ora Tommaso Panicucci della Donoratico e quindi quest'oggi sarà la seconda prova eh, delle tante in programma che poi alla fine vedremo eh, in una classifica a punteggio chi sarà ad andarsi ad aggiudicare questa ormai prestigiosa challange nella categoria degli allievi. Siamo al momento della punzonatura, della misurazione dei rapporti, a breve prenderà il via mentre vediamo la maglia di detentore della Chalange Luca Versilia, Tommaso Panicucci della Donoratico e questi invece gli atleti che aspettano di prendere il via ma prima del via eh, siamo eh, deliziati dall'inno di Mameli suonato da questi personaggi del posto ed ecco l'inno di Mameli che va ad eh, aprire o meglio ad anticipare la partenza di questo 77° circuito versiliese Memorial Manfredi Cirano valevole come giornata azzurra e valevole anche come seconda prova della Challenge Luca Versilia, arrivata ormai alla sua diciassettesima edizione. Tutto pronto per il via. Vi ricordo che gli atleti dovranno percorrere un percorso pianeggiante nei primi quattro giri, per poi negli ultimi due andare ad affrontare la salita della risvolta dove eh, sono assegnati anche i gpm ed ecco che sono partiti adesso i corridori che dovranno affrontare 80 km di gara e vi ricordo una gara abbastanza impegnativa perché l'arrivo è subito dopo la seconda volta la salita una grande partecipazione sono 78 gli atleti che hanno preso il via e eh, sarà interessante vedere come si svolgerà questa gara perché eh, potrebbero essere tentativi di fuga nella prima parte, qualcuno che attacca invece in salita e quindi una gara molto molto aperta e molto molto interessante da seguire e da vedere. Vi andiamo a ricordare il percorso di quattro volte che partono da Pozzi, poi Marzocchino, Ripa, La Centrale, Vallecchia, Pietrasanta, eh, Ponte Strada, Ponte Rosso, Pozzi. Questo è il percorso da ripetere per quattro volte e poi do, quando dovranno andare a fare la salita passeranno da Marzocchino, Ripa, La Centrale, poi Seravezza, Rosina, Ponte eh, Stazzamesel e poi ci sarà la salita della Risvolta. Poi dovranno riscendere e riaffrontare tutto. Qui noi invece facciamo transitare il gruppo e eh, andremo a vedere a breve la situazione a qualche chilometro più avanti. Ed eccoci con il primo attacco quando siamo intorno all'ottavo chilometro di gara. Con un terzetto che sta cercando di andarsene con il gruppo subito alle spalle, terzetto formato da Elia Bianchi della Big Hunter che sta facendo l'andatura in questo momento, poi Paolo Cecora della eh, Team Mamma e Papà Fanini che stava rientrando e Federico Conti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria alla Rusticanella questi i tre che eh, stanno caratterizzando questa prima parte di gara di questo 77° circuito versiliese Memorial Manfredi Cirano, giornata azzurra, favorevole come Challange e Luca Versiglia alla seconda prova. Il gruppo alle spalle che eh, ha un ritardo di una cinquantina di metri sul terzetto al comando che ha già percorso un giro e questo ed ecco il gruppo tirato dagli atleti della Mille Luce e della Berti subito alle spalle a cercare di rientrare davanti con adesso il corridore della... Eh, con il numero 4 Roberto Sassi della Bagnolese Team Beltrami e poi con il corridore della Berti Mobili si sta staccando una, una coppia che vede il terzetto subito lì davanti quando siamo in località Ripa. È una bella azione questa subito all'inizio. Eh, che non vede il gruppo riuscire a rientrare davanti sul terzetto. Vi ricordo formato da Elia Bianchi, poi con, da Paolo Cecora e da Federico Conti. Il gruppo alle spalle che non si sta organizzando è una coppia. Stava provando a rientrare quando siamo, vi ricordo, nei prima, nella prima parte di gara intorno all'ottavo chilometro. E questa è la situazione: tre al comando, una coppia a inseguire, poi il gruppo subito alle spalle con l'azione sempre portata avanti dal corridore. Della Big Hunter Elia Bianchi, noi andiamo avanti con le immagini. Siamo già al diciottesimo chilometro e i tre non sono stati ripresi, ma anzi hanno aumentato il loro vantaggio. Quindi, aumenta il loro vantaggio sul gruppo che viene segnalato quasi a un minuto di ritardo con il corridore adesso della eh, Monte Carlo Pizzeria, la Rusticanella e vi ricordo Federico Conti insieme a Paolo Cecora e poi a Elia Bianchi stanno caratterizzando questo 77° circuito Versiliese Memorial Manfredi Cirano. Ed eccoli ancora impegnati nella loro azione, un'azione che sembrava eh, dovesse essere ripresa quasi subito con il gruppo alle spalle che invece sotto l'impulso convinto dei tre è riuscita ad andarsene a guadagnare un discreto margine di vantaggio sul forte arrivato adesso a un minuto sul gruppo sempre sotto l'impulso degli atleti della biganter hunter timame fa fanini e monte carlo pizzeria la rusticanella che lasciamo sfilare in questo momento mentre noi andiamo a vedere cosa succede nel gruppo che appunto vi ricordo a un minuto di ritardo con i corridori sempre della Bagnolese team Beltrami che stanno cercando di rientrare ancora gli uomini della Berti, sono loro le squadre più eh, attive all'inseguimento. Mentre gli uomini della Monte Carlo, Pizzeria, la Rusticanella stanno facendo da stoppere. Abbiamo visto anche il team Stradella, poi la Donoratico. Vi ricordo Donoratico con Tommaso Panicucci in veste di leader della Challenge, Luca Versilia che adesso sta cercando di rientrare con il. Dorsale 77 si trattava di Giulio Biagioni che stava cercando di forzare l'andatura del gruppo per rientrare davanti. Un po' tutte le squadre a contendersi la testa per impostare un inseguimento. Adesso con il Dorsale 90 e Alessio Bongiorni della Carrara e si stanno appunto organizzando per cercare di rientrare sul terzetto. Al comando, gruppo alle spalle ancora compatto, siamo ancora nei giri in pianura e vi ricordo: poi ci sarà l'asperità la, da, da percorrere per due volte nella salita della risvolta. Questo il gruppo con sempre gli uomini della eh, Bagnolese Team Beltrami a fare l'andatura. Ma noi torniamo davanti quando siamo al ventottesimo chilometro, siamo quasi al termine dei giri. In pianura, in questa gara che ha una lunghezza totale di 80 km, e vi ricordo quattro giri in pianura, poi due con la salita, e sempre i tre a fare l'andatura con un vantaggio che si aggira sempre intorno al minuto. Adesso è un, sta calando: ci stanno segnalando da eh, Radio Corsa, anche perché i tre devono combattere contro un gruppo intero che sta cercando di rientrare alle loro spalle con il corridore della Mamma e Papà Fanini che adesso perde qualche metro dalla coppia al comando e vi ricordo il terzetto essere composto da Elia Bianchi poi Paolo Cecola del Team Mamma e Papà Fanini e Federico Conti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria alla rusticanella. qualche problema per Paolo Cecola del Team Mamma e Papà Fanini a mantenere le ruote quando siamo al ventottesimo chilometro in questo tratto sempre di Pianura e con il gruppo che ha un ritardo di una quarantina di secondi sui tre, che comunque stanno mantenendo un ottimo accordo e stanno aumentando, comunque portando avanti la loro azione iniziata subito nelle fasi iniziali all'ottavo chilometro. Con il gruppo che sembrava dovesse rientrare subito e che invece ha mollato, lasciando andare via la fuga. Ed eccolo il gruppo con la Mobilieri Ponsacco, con Mattia Fiumalbi a fare l'andatura. Poi la Butese, la Donoratico e tutte le squadre che sono rimaste fuori si era praticamente creato un gruppettino di una decina di corridori ed è un dorsale 38. Mattia Nieri, eh, l'abbiamo visto sempre molto attivo in queste gare. Che si porta davanti e eh, praticamente non gli sono stati a ruota, sta eh, continuando nella sua azione, come la direbbe Magrini: una fagianata in questo caso di Mattia Nieri che sta. Eh, prendendo qualche metro sul gruppo che comunque risponde prontamente con gli uomini della Beltrami che tanno, si stanno riportando sotto adesso con Lorenzo Busana quindi il gruppo che non si sta organizzando per, in maniera eh, solidale per l'inseguimento sul terzetto al comando con Mattia Nieri e con Lorenzo eh, Busana che adesso stanno venendo via dal gruppo, anche un corridore della Berti Mobili adesso con sta, sta a, anticipando il gruppo che ora, ora eh, passa in fila indiana, comunque allungato ma senza accordo con il numero 13 Alessio Silvestri della ciclistica Cecina adesso a fare l'andatura e sempre anche gli uomini della Donoratico ma niente non c'è accordo, non trovano l'accordo per entrare davanti e il loro ritardo è sempre di una quarantina di secondi. Si passa sotto allo striscione di arrivo, segna giri che segna due giri al termine, i corridori adesso andranno ad affrontare per la prima volta la salita della risvolta dove verrà assegnato anche il GPM, corridori che comunque hanno sempre un vantaggio che rimane stabile sul gruppo, anche perché abbiamo visto che loro vanno di comune accordo, dietro invece non c'è collaborazione e l'inseguimento diventa molto molto difficile, mentre davanti di comune accordo eh, centelinando le forze stanno continuando nella loro azione i Battistrada e Lia Bianchi della Biganter, poi Paolo Cecola del team mamma e papà Fanini e Federico Conti della Monte Carlo ciclismo, pizzeria La Rusticanella, ecco che dopo il passaggio sotto l'arrivo c'è la svolta a destra, i corridori adesso andranno verso la salita il gruppo con gli uomini della ciclistica Cecina adesso a fare l'andatura con Cristian Mucci e sempre gli uomini della Monte Carlo a fare da stopper sembra che forse adesso ci sia un minimo di accordo nel forte per poter rientrare davanti. Ormai siamo a metà gara, siamo quasi a metà gara. Anche perché quando i corridori dovranno, andranno ad affrontare la salita per la prima volta, lì saremo al quarantesimo km su questa gara lunga 80 e eh, Inizieranno a in, vedremo se riusciranno i corridori del gruppo a rientrare davanti oppure no. Noi ci stiamo eh, intanto avvantaggiando a Rosina dove c'è eh, l'imbocco della salita, quindi inizia la salita della risvolta. Sempre con i tre al comando, quindi con Lia Bianchi poi. Il corridore della Mame Papà Fanini Paolo Cecora e con Federico Conti della Monte Carlo Officeria Rusti Canella. Quindi eh, questi tre al comando dal, praticamente dai primi chilometri all'ottavo chilometro, siamo già al quarantesimo e stanno portando avanti una grandissima azione. I tre corridori per questa eh, gara, questo 77 circuito Versiliese Memorial Manfredi Cirano, valido anche come 17 Challenge Luca Versilia, questa è la seconda prova. Il gruppo alle spalle è sempre, ha recuperato qualcosa perché in questo momento eh, è in forte recupero anche perché la salita è abbastanza impegnativa. Rilancia l'andatore corridore della Big Hunter Elia Bianchi che continua a fare l'andatura e non chiede cambio ai propri compagni di fuga che continuano comunque a andare di comune accordo i tre noi invece andiamo a vedere cosa succede nel gruppo tirato sempre dagli atleti della bagnolese team Beltrani ed è uno dei favoriti della corsa con il dorsale numero 11 Gregorio Butteroni che in salita ci ha già fatto vedere delle belle cose che non appena sale la strada rilancia la natura e si porta avanti alle sue spalle Lorenzo Peschi della Big Hunter subito a ruota, non fa la differenza per il momento il corridore della ciclistica Cecina che rilancia. In questo momento, non appena vede il gruppo subito rientrare alle spalle, vengano praticamente ripresi adesso con il dorsale. 65. Si tratta di Samuele Ulivi dell'Alta Valdera che si porta in testa e aumenta. L'andatura, come si è impennata la strada, si sono anche mossi gli uomini del gruppo, vedremo quanto questa azione influirà sul, eh, sul tentativo. In testa, abbiamo visto anche il corridore della Hyperfinish Danilo Masi con il dorsale 22, subito lì a chiudere il quartetto con il gruppo che però si stava riportando sotto e che lo vedete in fila indiana allungato, ma comunque tutto compatto sempre all'inseguimento del terzetto al comando con eh, il vantaggio che si è molto ridotto, siamo intorno a una trentina di secondi adesso sotto l'impulso degli uomini della Donoratico, noi invece ritorniamo davanti con la vera salita, quella eh, prima era falso piano, questo invece è il vero tratto duro della salita e si stacca il corridore della mamma e Papà Fanini Paolo Cecora che comunque rientra in questo momento nel tratto più duro del corridore della Monte Carlo Pizzeria La Rustica nella Federico Conti a fare... L'andatura è impegnativo, la giornata anche calda tende a eh, dare delle difficoltà ai corridori e il invece non sente difficoltà Federico Conti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella che rilancia la sua azione sulla salita della risvolta mentre il corridore della Big Hunter eh, Elia Bianchi e Paolo Cecola della Mame Papà Fanini risentono un po' delle fatiche fatte fino adesso anche perché vi ricordo è dall'ottavo chilometro che sono in fuga e questa salita è veramente impegnativa. Non sembra esserlo invece per Federico Conti della Monte Carlo ma comunque non mollano i due ex compagni di avventura che sono lì a una decina di metri e sarà interessante da vedere come arriveranno in cima e eh, chi sarà perché poi c'è anche ci sono anche i gpm eh, in palio su questa su questa sperità che è l'unica nella gara da ripetere per due volte, ma che abbiamo visto sia nel gruppo sia davanti fare della selezione. Attenzione perché Federico Conti sta aumentando la, il suo vantaggio quando siamo quasi in cima allo scollinamento della salita della risvolta con eh, i due ex compagni di fuga che hanno, eh, un, eh, hanno accusato un po' le fatiche fatte in precedenza e che hanno perso nell'ultimo tratto lo scollinamento. Lo vediamo passare Cecora insieme a Bianchi con un ritardo di una decina di secondi mentre dietro Gregorio Butteroni abbiamo visto rilanciare ancora l'andatura ha fatto selezione nella salita insieme a Lorenzo Peschi della Big Hunter sono loro che sono transitati con una gamba differente, con uno, uno spunto in più sugli altri atleti del gruppo. Abbiamo visto passare anche il detentore della maglia di questa challenge, Luca Versilia, eh, Tommaso Panicucci, ma comunque gara ancora aperta, dovranno affrontare ancora un'altra volta la salita della risvolta e la situazione è questa. Abbiamo visto Federico Conti della... Monte Carlo Ciclismo davanti con una decina di secondi presi nell'ultimo tratto di questa salita che è molto molto impegnativa sugli ex compagni di fuga Paolo Cecora e da eh, l'altro compagno, compagno d'avventura della bigante, Elia Bianchi. Questo invece è quello che rimaneva del gruppo. Mentre noi ritorniamo davanti con eh, Federico Conti della Monte Carlo La Pizzeria La Rustica Nella che adesso sta per essere ripreso dai due ex compagni di fuga ma a cui si sono. Aggiunti anche altri corridori, adesso andremo a vedere di chi si tratta. Abbiamo intravisto già eh, Gregorio Butteroni, eccolo Gregorio Butteroni che si va a riportare davanti della ciclistica Cecina. Poi abbiamo visto Tommaso Dati della San Miniato e insieme a loro eh, poi sempre eh, Paolo Cecora e ehm, del team Mamma e Papà Fanini. Poi è rientrato anche Elia Bianchi e vediamo esserci anche Lorenzo Peschi. Quindi, questi gli atleti che si trovano adesso davanti, quando siamo al termine della discesa, indicativamente al chilometro 48, con questi corridori che sono rientrati sul terzetto davanti sulla salita. Quindi, si è creata una nuova situazione al comando. Abbiamo un sestetto che sta caratterizzando questo 77° setta, circuito versiliese, Memorial Manfredi Cirano. 80 km che devono percorrere, siamo già oltre la metà gara. Il vantaggio di questi sei corridori che comunque non hanno accordo, adesso c'è qualche eh, Battibecco fra eh, Tommaso Dati, abbiamo visto della ciclistica San Miniato e Federico eh, Conti della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella per andare a collaborare. Il gruppo viene segnalato comunque vicino perché non è tanto distante: una venticinquina di secondi, 30 il suo ritardo. E qui vediamo gli uomini della Big Hunter che cercano. Di eh, rilanciare l'azione anche perché è un'azione importante, sempre molto attivi. Li vediamo nel gruppo gli uomini della bagnolese team Beltrami, adesso con Cristian Montanari a fare l'andatura dietro per cercare di rientrare. Montanari che abbiamo visto, reduce anche da una caduta alle spalle gli uomini. Della Donoratico e sempre della Berti Mobili a cercare di rientrare, è bello il loro lavoro. Si stanno adoperando gli uomini della Donoratico per il loro leader di questa challange Perché non c'è in ballo solamente la vittoria della gara, ma anche la classifica per la challange Lucca, Versilia. Vi ricordo, gara. Organizzata dall'Unione Sportiva Pozzese con il direttore di corsa Loris Navari, il vice direttore Antonio Ghilardi e la giuria formata da Fabio Falaschi come presidente, poi Roberto Del Giudice come componente e Giovanni Baldini come giudice di arrivo. Ritorniamo in corsa, ritorniamo davanti quando siamo al chilometro 52 e il gruppo lo vediamo che sta rientrando sulla fuga quindi dopo 52 km di azione da parte dei tre che hanno caratterizzato per il momento questa gara possiamo dire che il gruppo ritorna compatto quindi tutto da rifare anche per gregorio butteroni per tommaso dati per ehm, lorenzo peschi che erano rientrati al termine della salita sul gruppetto in testa e quindi nuovamente tutto da rifare i corridori ripasseranno dal traguardo ed eccolo qua il suono della campana che indica l'ultimo giro e vi ricordo che dovranno affrontare per l'ultima volta la salita della risvolta che abbiamo visto essere una salita molto impegnativa che inizia con un falso piano iniziale e poi va a impennarsi nella fase conclusiva e, e fin lì quando, quando i corridori arriveranno lì, lì eh, ci sarà la vera selezione, come abbiamo potuto osservare anche dalle immagini in precedenza, soprattutto del gruppo sul falso piano, dove eh, avevamo visto Butteroni che rilanciava l'andatura, ma il gruppo comunque era compatto, è arrivato nel tratto più duro. Anche Federico Conti davanti, aveva rinforzato la sua azione e si era portato in testa. Grande controllo da parte del gruppo quando siamo all'ultimo giro. Siamo al chilometro 61 e ci stiamo apportando verso la seconda volta la salita con adesso il corridore della Veloclub Carrara Liguria Davide Arzà che era a fare l'andatura sempre gli uomini della Ciclistica cecina a controllare con il numero 13 vediamo Alessio Silvestri. C'è molto studio adesso fra gli uomini che sono rimasti in gruppo anche perché Un'azione adesso potrebbe essere un'azione decisiva o un'azione eh, anche molto molto rischiosa, soprattutto perché dopo tutti i chilometri fatti e la salita andare a cercare un'azione in solitaria prima dell'asperità potrebbe essere un po' eh, difficile. Noi ci riportiamo con le immagini verso la, la salita della risvolta e eh, questo è il tratto in falso piano che i corridori dovranno affrontare prima della sperità vera ed eccoli il gruppo eh, trainato agli uomini della San Miniato con il 19 Gabriele Arzilli alla sua ruota sempre Gregorio Butteroni risale anche Mattia Nieri della Butese lo vediamo sulla sinistra del teleschermo e sempre nuovamente gruppo compatto ma ci prova il corridore della Butese eh, Mattia Nieri con il dorsale 38 prova a rilanciare l'andatura e ad andarsene si volta indietro ha preso qualche metro di vantaggio direi che a Mattia gli garbano tanto le fagionate eh. si porta sempre davanti e poi scatta, eh. un bel, un bel, un bel, una bella soluzione comunque bella l'azione di Mattia Nieri che comunque non si arrende si volta, eh, Vedi il gruppo che comunque è lì ma non rientra Insiste in maniera non decisiva, non eh, certa nella sua azione. E dietro gli uomini del team, eh, l'abbiamo visto, comunque, tutti gli uomini del, de, che sono presenti nel gruppo che stanno controllando la situazione. Anche perché il pezzo duro arriva tra un po'. Qui siamo sempre nel tratto in falso piano. Un tratto molto, molto pedalabile, ma che abbiamo visto non fare selezione, e Mattia Nieri. Sta continuando la sua azione, ha preso comunque un leggero margine di vantaggio, siamo su una ventina, 30 metri, il suo vantaggio si era voltato diverse volte senza essere convinto, adesso ha visto che sta aumentando il vantaggio, allora si rialza e va a spingere. Adesso dietro la risposta degli uomini della Big Hunter con Leonardo Galigani. E abbiamo visto molto attivo anche nella corsa precedente in salita, e che quest'oggi anche lui come si alza la strada, tende a, eh, a portarsi davanti e si sta riportando su il corridore, della Butese. Mattia Nieri, ma alle sue spalle il gruppo allungato. E che, come vi dicevo prima qui selezione non si fa. Siamo in prossimità della salita, per la seconda volta la salita della. Risvolta, si volta Mattia Nieri, vede il gruppo alle sue spalle, ma non demorde, continua di passo nella sua azione con il gruppo tirato sempre da Galigani. Ed eccoci nel tratto duro della salita: e si, si sono rimescolate le carte nuovamente, con un gruppetto davanti, formato da 5 corridori. Vediamo sempre Mattia Nieri, poi con il dorsale 40, Lapo Gavilli della Mille Luci. A seguire, abbiamo visto con il 38 Mattia Nieri, con il 36 Mattia Simoncini, sempre della eh, Butese, e poi con il numero 1 Cristian Montanari del, della Bagnolese Team Beltrami. Questo il quartetto al comando con il gruppo. Lì vicino non sembrano voler rientrare per il momento e questi atleti stanno eh, caratterizzando questa prima parte della salita, sempre con Mattia Nieri che eh, continua a voltarsi, non ci crede tanto nella sua azione, però è sempre lì davanti a tirare. Bravo il corridore della Butese, il gruppo che rientra in questo momento, quindi tutto da rifare, ma Mattia Nieri non gli importa lui continua davanti ancora a testa bassa a fare la sua andatura che da una parte potrebbe essere un'ottima soluzione anche perché vai davanti del tuo passo che nessuno ti dà noia mentre il gruppo dietro lo vediamo si sta eh, riportando davanti sui quattro anche se allungato e noi ci avvantaggiamo per andare nel punto più duro eccolo il punto più duro svolta a sinistra e si gira Ed è della stabia per finish con Matteo Baldacci Adesso che è da solo a fare l'andatura, si volta alle sue spalle un gruppetto che si è staccato e sta cercando di rientrare sul corridore della iperfinish quando siamo nel tratto duro della salita. E qui la fatica si fa sentire, le gambe si fanno sentire e sta continuando a spingere in maniera decisa il corridore della iperfinish. Matteo Baldacci, ma attenzione perché alle spalle stanno salendo su con un altro passo. E sono gli uomini del team Beltrami che stanno dicendo addirittura la moto di aumentare ed è Costa Pellicciari Nicolo che sta facendo l'andatura, sta cercando di andarsene, sta forzando i ritmi sul corridore della eh, Big Hunter. Con il numero 7, si tratta sempre di Lorenzo Peschi che avevamo visto molto attivo in precedenza con Gregorio Butteroni, sorpassa il corridore della Beltrami e eh, rinforza. E, rilancia la sua azione abbiamo visto gregorio butteroni alle spalle che stava cercando di rientrare su peschi della big hunter la telecamera va ad inquadrare dietro c'è proprio eh, butteroni che sta cercando di rientrare quando siamo quasi allo scollino in questo 77 circuito versiliese memorial manfredi cirano Valevole come eh, prova della Challenge Luca Versiglia ed eccoci allo scolinamento con la coppia formata da Lorenzo Peschi e da Gregorio Butteroni. Questo invece è quello che rimane del gruppo che come abbiamo visto nel passaggio precedente passa alla spicciolata. Bella prova anche di Tommaso Panicucci, leader della Challenge Luca Versiglia che transita in questo momento. Questo invece è il resto del gruppo. Quindi siamo a quasi 20 km dal traguardo, anche qualcosina meno. E il gruppo ormai ha terminato anche le asperità. Abbiamo visto passare anche Mattia Nieri, corridore della Butese, che davanti ha fatto l'andatura fino al pezzo duro della salita. E questa la situazione al termine della discesa. Un quartetto formato da eh, Niccolò Pellicciari-Costa della Bagnonese Team Beltrami, che abbiamo visto essere il primo a aver preso la salita forte dal par dalla parte del gruppo poi Lorenzo Peschi della Bigante seanese, Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina e Tommaso Dati della Ciclistica San Miniato, praticamente tutti i protagonisti delle gare quando si alza la strada sono tutti qui davanti hanno dato infatti il meglio di loro quando eh, i corridori sono andati ad affrontare la salita della risvolta per la seconda volta. e Siamo all'incirca una, di di una decina scusate, di chilometri dal traguardo, con i quattro in eh, testa, che eh, hanno fatto una bella azione sulla salita. Adesso stanno portando avanti. Attenzione, perché anche questi sono i problemi delle gare in bicicletta. La staffetta, perché sappiamo abbiamo la certezza che la staffetta ha, aveva fermato la macchina, però a volte la gente, il buon senso, lo lascia a casa a discapito spesso e volentieri di questi poveri ragazzi che non fanno altro che fare il loro sport e vabbè bisogna prendersi anche queste qui comunque ci diamo per conferma che non è un problema dell'organizzazione ma un purtroppo un, una maleducazione delle persone che non, non amano lo sport ma noi ritorniamo in gara sempre con i quattro davanti che stanno caratterizzando questo 77° circuito versilese Memorial Manfredi Cirano e vi ricordo essere Niccolò Pellicciari eh, Costa del team Beltrami, poi Lorenzo Peschi della Biganter, Gregorio Butteroni del team Cecina e Tommaso Dati della ciclistica San Samminiato, Federico Conti del Monte Carlo Pizzeria La Rusticanella, molto attivo nella fuga iniziale di giornata che comunque sta facendo l'andatura dietro alle spalle con eh, Gabriele Arzilli a rompere i cambi avendo Tommaso Dati davanti in fuga, bravo il corridore della. Montecarlo che adesso giustamente chiede collaborazione, ma non gli viene data e noi siamo veramente nelle fasi finali della gara con il gruppo che ha un ritardo di una ventina di secondi sui quattro al comando e che in questo momento non si sta organizzando per l'inseguimento mentre alcuni ragazzi del team Stradella stanno cercando di uscire per provare a rientrare davanti con il dorsale 57 ci sta provando Matteo Lapo Bosicevic del team Stradella, ma eh, niente da fare, continuano a non trovare l'accordo, vediamo anche gli uomini della Alta Valdera, noi invece torniamo davanti con i 4 quando siamo a 4 km dal Traguardo, il gruppo lo vedete lì in fondo: sta cercando di rientrare. Quindi, un bel testa a testa fra i quattro. Il gruppo, sempre con Butteroni, Peschi, Dati e Costa, Pellicciari. Nicolo, questi gli atleti rispettivamente della ciclistica Cescina, del Beltrami, Biganter e San Miniato. E continuano nella collaborazione con il gruppo che avevamo visto vicino. Ma che adesso sta riperdendo nuovamente. Lo abbiamo visto, lo vediamo laggiù alla rotonda quando i corridori sono ai 3 chilometri dalla conclusione. 3000 metri ancora per decidere chi sarà il vincitore di questo 77° circuito versiliese. Memorial Manfredi Cirano valido come challange Luca Versilia, questa è la seconda prova, la challange Luca Versilia invece è arrivata alla diciassettesima edizione, questa gara invece alla la 77esima. senza interruzioni, la stanno caratterizzando questi quattro, Costa Pellicciari Nicolò, Lorenzo Peschi, Gregorio Butteroni e Tommaso Dati, questa è la situazione, lo vedete il gruppo, la in fondo non ha un grande ritardo, ma davanti non ci sono motorini, ma motoroni e stanno continuando nella loro azione con un bel testa-testa fra loro e il gruppo. Però, quando siamo ormai intorno a quasi a due chilometri dal traguardo, questa è la situazione con il gruppo che, attenzione, si è rialzato. Perché adesso si è rialzato con qualche atleta della Butese. Sembra adesso che sta cercando di venire via con il dorsale 37 è Matteo Leporini della Butese con la Biganter sempre che cerca di andare via, ma se dietro si rialzano, li vediamo laggiù in fondo. Hanno perso ancora qualcosa, e i quattro continuano nella loro azione. Un'azione bella iniziata praticamente sull'ultima volta la salita dove ha visto Lorenzo Peschi e Gregorio Butteroni scolinare per primi e poi in discesa ripresi da Tommaso Dati e da Niccolò Costa Pellicciari. Quindi un quartetto che si è formato al termine della discesa e che si sta portando avanti in un testa a testa, bellissimo fra loro il gruppo. Noi invece andiamo avanti, ci avviciniamo ormai all'arrivo. Per gustarci questo arrivo di questa gara, ed eccola la volata dei quattro con il corridore della Big Hunter, Lorenzo Peschi che va a vincere davanti a Tommaso Dati della ciclistica San Miniato, poi Gregorio Butteroni della ciclistica Cecina, eh, Costa Pellicciari, Nicolò della Bolognese Team Beltrami, dietro a vincere la volata del gruppo Tommaso Panicucci della Donoratico, quindi va ad aggiungere altri punti a tenere la maglia di leader. <coughs> di questa challange Luca Versilia davanti a Samuele Ulivi dell'Alta Valdera poi settimo Federico Moriconi della Donoratico Gabriele Arzilli della San Miniato Matteo Leporini della Butese Leonardo Galligani della Big Hunter rivediamolo a rallenti l'arrivo di Lorenzo Peschi che aveva forzato i tempi sulla salita della risvolta e qui alza le braccia al cielo per la sua vittoria ma andiamo ad ascoltare con le interviste di Giuseppe Tomei Bel successo il secondo stagionale per Lorenzo Peschi, hai preso la volata un po' lunga ma hai resistito al ritorno di, di dati. Sì, a 500 metri all'arrivo l'ho provato a sorprendere e ce l'ho fatta. Bel successo, diciamo una gara sempre all'attacco. Sì, sapevo che comunque si sarebbe decisa con una fuga perché con la, il roster che c'era alla partenza erano comunque tutti i ragazzi che avrebbero provato ad Uscire dal gruppo sulla seconda volta in salita, ho provato a forzare il ritmo. Infatti, sono passato prima al GPM. Poi siamo riusciti ad andare via in quattro. Le sorprese sono riuscito a vincere. Senti, nel finale il gruppo era vicino, ma avete resistito. Siamo sempre d'accordo quindi sì, avevamo un rapporto veramente idilliaco, cambi regolari e fino a 500 metri. Poi, poi anticipato. Seconda vittoria stagionale a chi la dedichi? Sicuramente a mio babbo a tutta la mia famiglia che mi sostiene, alla squadra che sta facendo veramente tantissimo per noi e tutte le persone che mi sostengono. Senti Andrea, un attimo è qui. Sei tornato dal giro, insomma, ti ha accolto nel modo migliore. Ma sì, 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 sono stato via un mese, si sono comportati bene, hanno fatto comunque sia tutto quello che gli si era detto anche nel mese che non c'ero. Oggi coincide solamente col fatto che sono tornato, ma non perché non c'ero io sicuramente. Comunque la soddisfazione grande anche per quello. Ma sì, la soddisfazione è grande e la più grande, devo essere sincero, è stato come, come si è mossa la squadra. Si è mossa la squadra in modo benissimo perché stamani avevamo proprio parlato di mandare via Elia eh, subito da subito, è andata così, abbiamo costretto gli altri a inseguire. Poi lui, lui sta andando bene, sta migliorando sempre più e così come Leonardo che da dietro è uscito, non, si è, non è riuscito a agganciarsi per poco ma anche lui sta, sta crescendo veramente. Secondo posto per Tommaso Dati, l'anno scorso un successo, quest'anno per pochissimo un secondo posto. Sì, è un secondo posto un po' maliggiante perché comunque è stata una bella corsa, sempre davanti sono stato con gli altri. Lui è Lorenzo è partito un po' lungo perché io non me l'aspettavo infatti e ho provato subito ad andare dietro però era una volata lunga agli ultimi metri ho provato a, a superarlo infatti siamo arrivati al fotofinish ma non ce l'ho fatta Senti, gareggiavi in casa quindi diciamo un po' di rammarico in più eh, abbastanza perché poi anche l'anno scorso avevo vinto sicché rammarico è tanto perché volevo far bene davanti a ai, alle persone di casa. Eh, terzo posto per Gregorio Butteroni nello sprint finale niente da fare. Sapevo niente da fare, sapevo che Lorenzo anticipava, però dovevo controllare anche i dati e quindi non sapevo che ruota prendere. Pensavo di rientrare in progressione, però questa volta non ce l'ho fatta. Comunque una buona gara, credo si sia soddisfatto del rendimento oggi. Sì, sì, sono soddisfatto. Volevo fare corsa, corsa più dura possibile perché volevo farle, far arrivare velli, le ruote veloci stanchi in volata, però hanno avuto sempre una, la gamba buona. Tommaso Panicucci, quinto posto, però hai mantenuto il, il, il capo classifica della Challange, Luca Versilia. Sì, oggi l'obiettivo era proprio quello di mantenere la maglietta o anche un successo ci siamo ci abbiamo fatta grazie alla squadra che mi ha aiutato e ho fatto anche un ottimo quinto posto dietro ho messo comunque gente molto forte anche davanti sono stati bravi all'arrivo, comunque siamo soddisfatti di questo quinto posto e di aver mantenuto la maglia. Fabrizio Barattini in rappresentanza della banca di credito cooperativo della eh, Versilia Lunigiana e Garfagnana che sponsorizza la Challange e soprattutto è sempre vicina alle società Versiliesi. quindi diciamo un grazie per il vostro impegno ma credo anche che il vostro impegno sia stato ampiamente ripagato perché oggi abbiamo assistito veramente a una bella gara Bene, sì, io stamani qui sono in doppia veste uno come appassionato di ciclismo e ci, ciclista anche a sua volta e in una veste istituzionale in rappresentanza della banca, che anche stamattina ha dimostrato di essere vicino a tutte quelle manifestazioni a sostegno del territorio. Io penso che la gratificazione migliore sia stata dal pubblico e un plauso eccezionale all'organizzazione della corsa che effettivamente ha avuto un grande successo. Quindi il vostro impegno è stato giustamente e ampiamente ripagato. Certo e siamo molto contenti per questo. Dino Venè, Assessore del Comune di Serravezza, eh, diciamo di cui la, la Pozzese è una delle, sicuramente delle società oltre che storiche anche più importanti. Sicuramente la, la Pozzese è la storia del ciclismo per il nostro comune, ma non solo per il nostro comune, per la Versilia intera eh, Sappiamo che attraversa un attimino di difficoltà, che però noi come amministrazione stiamo cercando di spronare e sostenere, perché non, non possiamo pensare che, che non continui a questa attività. Stamani siamo a celebrare, non mi ricordo che il numero è, questa 77 edizione di questa, di questa, eh, di questa corsa di questi allievi, come abbiamo visto l'affluenza di pubblico e tutti, c'è proprio entusiasmo dietro a questa cosa e dobbiamo coltivarlo e spronarlo a continuare. Noi vi ringraziamo per l'impegno perché società come la Pozzese credo siano il fiore all'occhiello del ciclismo non solo toscano ma nazionale. Eh sì, come dicevo prima, noi, io, mio nonno era uno dei fondatori della Pozzese, quindi si può immaginare quanto si è attaccato anche personalmente a questa cosa. Gianfranco Battaglia, presidente del Comitato Provinciale di Lucca e anche ideatore e organizzatore della Challenge Lucca Versilia, oggi seconda prova, eh, un bel vincitore e soprattutto un leader della classifica che si conferma come Tommaso Panicucci. Oggi diciamo tutto a meraviglia, no? una corsa lineare, eh, in, eh, corsa a una media di, di 40, 40 all'ora, un discreto numero di partecipanti, un'organizzazione della Pozzese eccezionale e diciamo, ha vinto un, un corridore, non sta a me a dirlo, è una, uno dei migliori allievi de, 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 della Toscana e il leader Panecucci si è riconfermato che ha preso la maglia gialla arrivando al quinto posto. Meglio di così, forse è la prima volta che eh, una Challange ci ha avuto queste combinazioni. Comunque la Challange è, è aperta a tutti, eh, nel senso c'è ancora due gare, non c'è ancora un, un vincitore un, un probabile, Cioè, eh, Panicucci so anche dal direttore sportivo che gli interessa vincere questa qui, però sai, le, la corsa di Marginone eh, è dura, è impegnativa perché le, le prossime due corse... Una è il 15 agosto, una è il 19, ma soprattutto quella di Marginone è impegnativa e se uno si va giù alla Challange vedrà che arrivi nelle prime 5-6 posizioni. Comunque una Challange che sta ottenendo anche quest'anno un buon successo, credo che sia una bella soddisfazione per te e per la banca di credito cooperativo della Versilia Lunigiana e del Garfagnana che la sponsorizza. Ma io credo, sono la bellezza della esima edizione, grazie se non ci fosse stata la banca della Versilia tutti gli anni facciamo la presentazione nella banca qui a Pesasanta, c'è molta disponibilità. Ha detto che insomma, finché c'è vita eh, sono disponibili a, 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 diciamo, a dare un contributo, più che, sponsorizzazione, più che una sponsorizzazione è un contributo per l'effettuazione di questa manifestazione. Puzzi poi eh, c'è sempre stata sempre stata nel, nella, nelle quattro della Challange e anche Pian di Momio eh, insomma, salvo due, tre o quattro edizioni c'è sempre stata perciò mh, ci tengono molto no? e poi eh, abbiamo sempre variato un pochettino una volta al Monte Carlo, una volta alla Ciei una volta insomma, insomma abbiamo cercato sempre di rendere ma quest'anno è, è anche come come impostazione è andata benissimo fino ad ora, poi sai, vediamo il 15. Fortunato Angelini, presidente della Pozzese, oggi abbiamo festeggiato la 77 edizione di questa gara, abbiamo visto tanto pubblico, veramente credo che dobbiate essere soddisfatti. Soddisfattissimi perché c'è stata una bella partecipazione di società, di ragazzi, una bella giornata e soprattutto... Nella preparazione grazie va ai volontari tanti, agli sponsor, alla banca e ai dirigenti della Pozzese che si sono succeduti in tutti questi anni che hanno portato la 77 edizione degli allievi a questo punto. L'augurio che faccio l'ho fatto anche nell'appello che non va persa una storia come questa, bisogna che tutti diano un contributo perché vada avanti, perché continui questa bella storia di sport giovanile. Dobbiamo dire che oggi abbiamo visto tanta gente, tanto entusiasmo, forse diciamo, il giorno della corsa c'è un maggior movimento, forse durante l'anno questo appoggio manca. In effetti è così, c'è bisogno di ricreare entusiasmo, passione non soltanto i giorni delle manifestazioni, ma anche durante i mesi, durante l'anno, per prepararli forse ancora meglio. E noi ci auguriamo che questo succeda. E io mi auguro che ci sia un, da parte delle istituzioni federali, regionali, nazionali, della federazione ciclistica perché i problemi sono tanti, da parte degli enti locali perché ci sono problemi di sicurezza delle strade, di cost, problemi di costi, problemi soprattutto di guardare a un ciclismo nuovo. A a normative moderne, a mh, un aggiornamento un po' di quello che è lo staff, del, eh, lo staff tecnico burocratico delle corse in bicicletta. C'è bisogno che questo sport non si perda e ci sia soprattutto una forte attenzione verso i giovani, verso i ragazzi, verso i loro genitori, per la sicurezza e per quanto riguarda... Eh, Un'attenzione particolare alle infrastrutture. L'appuntamento All lo diamo alla 78 edizione. Ma io me lo auguro e auguro che la Pozzese riesca ancora, insieme ai tanti, tanti volontari e sponsor, a continuare questa bella storia.